all'ultimo sussulto, quando ormai lo spettro del pareggio sembrava l'ennesima condanna per il Teramo in questa stagione. E invece a risolvere la gara con la Pistoiese ci pensa l'uomo che forse non t'aspetti, ma perché in realtà era tanto tempo che tutti lo aspettavano. Giuseppe Lenoci, al minuto 92, regala una vittoria vitale a biancorossi, che oggi avevano di fronte una squadra che, seppur falcidiata da squalifiche e infortuni di ogni genere, al Bolognese dà un saggio di cosa vuol dire combattere col coltello tra i denti per la salvezza. Moreo ci prova dopo 5 minuti sul servizio di Dorazio, pallone alto, ma dietro tutto sommato, dopo aver ritrovato Speranza e Perrotta, il Teramo non balla e il sinistro di Pasini non crea problemi a Tonti. E così il primo vero sussulto del match teramano è anche il gol del vantaggio. Da Silva sulla sinistra ubriaca di finte due difensori, li attira e poi pesca dalla parte opposta il destro bellissimo e letale di Alessandro Di Paolo Antonio, che batte Iannarilli e consegna il vantaggio alla squadra di casa. Secondo gol per il centrocampista, che replica quello di 14 giorni fa contro il Siena. Il Teramo dello squalificato Vivarini avrebbe la palla buona per raddoppiare con Moreo, pescato da Speranza, destro violento sì, ma fuori misura. E così, quando la gara, nonostante il destro di Damonte chiuso in corner, sembra avviarsi al riposo con palloni di casa in vantaggio, il gol della Pistoiese coglie tutti di sorpresa. San Martino da sinistra mette un pallone comodo al centro, Speranza in vantaggio su tutti, ma il suo tocco maldestro è ferale per Tonti, immobile tra i pali e che osserva il pareggio pistoiese. Doccia gelatissima per il Diavolo, che anche nella ripresa fa fatica a rialzarsi e sembra sempre cercare la soluzione più complicata per sbloccare una gara che sa che non può permettersi assolutamente di pareggiare. Le iniziative dei toscani sono sterili, sì, ma fino al 69esimo, quando Rovini brucia Caidi e spara verso Tonti, miracoloso, a deviare la sfera appena un soffio fuori, prima del tap-in della corrente Sinigaglia. Passata la paura, tremenda, il Teramo inizia a rimacinare azioni, ma non occasioni. Vivarini butta dentro Petrella e Lenoci per Dorazio e Da Silva, ma le cose non migliorano. Sinigaglia, servito da Petriccione anticipato, Cenciarelli e murato dalla retroguardia toscana. E così Lenoci decide che questo non può che essere il suo pomeriggio. Al 79esimo impegna Iannarilli alla deviazione in corner sulla staffilata di destro, ma al 92esimo firma, con l'aiuto della deviazione di Damonte, il gol che, a differenza di quello siglato a Rimini, vale l'intera posta in palio. Il Teramo vince 2-1 e si salva dall'ennesimo pomeriggio amaro di questa stagione. Sale a quota 15 punti e prima della pausa natalizia chiuderà contro due capoliste, mercoledì alle 16 contro quella del girone C, la Casertana, per la Coppa Italia, e il weekend in campionato si va a Ferrara contro la Spal.